Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video, sono Jacopo Billi, questo è il mio canale YouTube e oggi abbiamo il secondo episodio dedicato ai prodotti Cyplus. In particolare abbiamo visto nel primo episodio una Tiny Pump da 200 grammi, esattamente questa qui, super 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 interessante. Se vi siete persi il video ve lo lascio qua sopra, così lo potete recuperare, potete andare a vedere anche questo prodotto. Oggi invece passiamo a un computer GPS da bici. Vi avevo accennato che avremmo fatto appunto un secondo video, diciamo, di review di un computerino molto simile a quelli che uso io, quindi che sia Brighton, che sia Garmin o altri marchi. La caratteristica di questo computerino è che è molto più economico di quelli che utilizzo io di solito. Sono quindi curioso di scoprire, e lo sto unboxando con voi per la prima volta, se un computerino di questo tipo può effettivamente andare a sostituire quei GPS più famosi e più costosi, se riesce comunque a garantirti un certo tipo di performance, di prestazione per allenarti e per girare in bici. Partiamo da un presupposto comunque: questo computerino qua costa 60 euro, quindi un prezzo super competitivo. Penso che possiate trovare qualcosa di più economico solamente veramente da Decathlon o qualche posto così, ma parliamo di computerini la metà di questo come schermo, assolutamente senza colori e comunque base, veramente basic. Questo qui non ha le mappe, non ha le tracce, quindi già questo è un punto a suo sfavore, ovviamente, perché agli amanti anche delle tracce come me o che vanno a provare percorsi, fondamentale avere una traccia GPS. Però c'è anche da dire che a 60 euro, insomma, sta che non ci sia questa opzione. Si presenta intanto non male, ha anche la cover, che di solito questa qua già la pagate 10 euro, quindi ve la mettono già dentro insieme al GPS, non è male. Molto molto basic come linea e si sente comunque cheap come prodotto. Abbiamo poi il supporto da manubrio, quello classico, ma tanto penso che sia compatibile. Lo proviamo subito con un qualsiasi attacco e infatti è compatibile con l'universale, quindi lo posso montare già sulle mie bici senza dover stare a cambiare mille supporti. Poi abbiamo un altro cavetto USB-C e i ganci per attaccare il supporto se non avete già il supporto sulla vostra bici. Adesso, una volta che abbiamo visto queste specifiche qua, che sono comunque interessanti a livello estetico almeno, andiamo a vedere il manuale per capire un po' quali sono le funzioni. Semplicemente tre tasti sotto, quindi abbiamo accensione, stop, e questo è anche accensione e spegnimento, stop e diciamo l'app barra cambiare pagina. Quindi teniamo premuto e il computerino si accende subito. Come potete vedere abbiamo una prima schermata molto basic, molto semplice, con i dati principali, quindi ora, temperatura, chilometri orari, numero di lap, tempo e distanza. Poi possiamo cambiare la schermata con il tasto di destra, abbiamo l'altitudine, pendenza e via dicendo, vabbè, le solite cose, insomma, la velocità media, tutti quelli che sono, diciamo, i dati base. C'è anche l'app sul telefono, l'ho scaricata, un'app molto intuitiva, molto più intuitiva di altre app che invece sono sempre molto complicate, per esempio connettere il computerino a Strava e Training Peaks. L'ho appena collegato ai miei account in modo che quando esco posso utilizzarli. Non mi è molto chiaro ancora però il discorso dei lap, quindi devo provarle in bici, perché se devo fare dei lap ho bisogno di vedere la potenza di quell'app e il tempo di quell'app in quel momento. Non sono sicuro che questo possa farlo. Sicuramente la prima impressione è di un computerino molto semplice, che va bene per chi vuole farsi il giretto, la pedalata, senza fare lavori specifici, comunque magari con un cardiofrequenzimetro, un misuratore di potenza e via dicendo, ma dove non devi andare troppo nello specifico, magari a vedere a che altitudine sei, a quanto percentuale di FTP stai andando, stai spingendo, o quanti watt kilo stai andando. Sono tutti dati che lui non riesce a darti sul momento mentre pedali, magari te li dà dopo. È molto basica come cosa, non ha le mappe, però diciamo che è un computerino per chi è un entry level, vuole, diciamo, iniziare a approcciarsi al mondo della bici e non vuole fare un investimento da 150, 200, 500 euro come costano altri computerini. Questo direi che è perfetto. Però la prova migliore come sempre è quella in bici, quindi adesso prendo la bici, non adesso ma prossimamente, e lo porto con me e lo proviamo. Allora raga, siamo fuori in bici, abbiamo preso già un po' d'acqua come potete vedere, ho il giro di scarico, quindi ne ho approfittato per provare il Cyplus. Perché ne ho approfittato nel giro di scarico? Perché, come vi dicevo, è un computerino che nasce per questo tipo di giri, quindi per giri non professionali,
per giro dove vi basta vedere alcuni dati come tempo, stanza, battito cardiaco, potenza e cadenza. Adesso io ho connesso il mio fascio cardio, abbiamo 96 battiti al momento. Non vedete qua sotto, non vedete gli altri due valori che sono cadenza e potenza che lui è in grado di fornirvi, perché fuori uso, infatti lo mandano in assistenza proprio in questi giorni, purtroppo non so come mai, è una settimana circa che mi dà problemi e non si connette, non dà segni di vita, ma posso provare comunque sulla bici da strada, lì il mio quark funziona e magari ho modo di provare anche lì. Aspetta che bel mezzo. Dicevo, modo di provare magari sulla Addict, il misuratore di potenza, come si comporta, ma i dati mi sembrano chiari. Adesso io mi sono fatto un'idea di questo computerino. Torniamo a casa e vi dico la mia, perché su alcune cose mi ha convinto pienamente, su altre mi ha convinto meno. Esteticamente ci siamo. Il suo lo fa, perché quello che promette comunque ve lo dà. Il prezzo è super competitivo. Ho scoperto che ce n'è un altro che è in grado di, addirittura offline, darvi le tracce. Quindi magari me lo faccio mandare e ovviamente in descrizione vi lascio un video di Cyclus dove sono spiegati tutti i settaggi, quindi come impostare il tutto, quindi l'ho usato anch'io come tutorial per impostare il mio. Tra le specifiche, diciamo le caratteristiche principali che ha, ve ne elenco solamente alcune velocemente: lo schermo è 2.9 pollici, il peso per chi possa interessare è 77 grammi, la capacità di memoria non è altissima, è fino a 150 ore di registrazione, quindi poche, cioè per chi si allena tanto ti tiene 2 mesi di allenamento più o meno, però sovrascrive i dati ai vecchi allenamenti, quindi se non te ne frega niente, li hai salvati su Strava via dicendo, puoi anche cancellarli, a me va bene. I batteria 30-35 ore dichiarate, quindi comunque tante. Tempo di ricarica 3 ore e mezzo, ovviamente Bluetooth che si connette col telefono, Ant Plus per tutte quelle che sono le connessioni con sensore di velocità, sensore di cadenza, cardiofrequenzimetro e misuratore di potenza. Mi ha fatto un po' ridere l'impermeabilità, divertente, perché scrivono la pioggia va bene, ma non immergerlo nell'acqua a lungo. Ok ragazzi, eccoci tornati a casetta. Come avete visto dal video, non ho avuto modo, almeno per il momento, in mountain bike di collegare il misuratore di potenza, quindi perdonatemi per questo equivoco, però avete visto che comunque la frequenza cardiaca l'ha trovata subito e stessa cosa farà con cadenza e potenza una volta cercate. Perplessità, la prima è che quando vado a fare i lap lui mi registra i lap effettivamente, quindi se devo fare dei lavori specifici, ok, lui me li registra, però non ho modo di creare, diciamo, una facciata, una schermata apposita per quei lap, cosa che io per esempio faccio quasi sempre, perché che magari nella schermata lap non mi serve avere magari determinati dati come ad esempio la velocità o altro, ma mi serve avere alcuni dati specifici come possono essere la cadenza, appunto la potenza, la velocità, la distanza di quell'app specifico o la potenza media che sto eseguendo in quell'app, la cadenza media di quell'app preciso e non del giro in generale. Quindi questa è una pecca dal punto di vista della poca personalizzazione delle schermate, però ci può stare, parliamo sempre di un prodotto come vi ho detto che costa sui $60, diciamo che quindi se non siete degli invasati che dovete fare dei lavori specifici ogni 3x2, ma vi serve semplicemente magari fare un lap a inizio salita per vedere quanto è lunga, quanto dura, qual è il vostro personal e via dicendo, questa va benissimo. Per quanto riguarda invece tutto il resto, direi promosso a pieni voti, perché comunque è precisa la velocità, è preciso il calcolo dei chilometri, delle distanze, ha modo di essere settato anche dall'app, che è molto intuitiva, molto più di altre app, quindi vi carica automaticamente gli allenamenti poi su Training Peaks o su Strava. Un'altra invece pecca, secondo me, anche se piccola, è che il GPS ci mette un attimo a trovarsi. Devo dire che è un problema comune di molti marchi, l'unico veramente in grado di trovare subito il GPS praticamente sempre è Garmin, tutti gli altri hanno sempre bisogno di 30 secondi, un minuto, due minuti magari per trovare appunto il segnale, anche questo non è immediato, dategli un minuto, 30 secondi prima di partire e lui lo trova. Nel complesso quindi direi comunque un prodotto che fa il suo dovere, c'è un tutorial fatto molto bene proprio dall'azienda Cyclus su come settare le varie pagine, come e come anche connettere i vari dispositivi che avete, quindi un computerino che io consiglio come entry level per chi vuole spendere poco,
farsi il giretto in bici, diciamo, easy, senza andare a cercare la massima prestazione, però devo dire che fa il suo lavoro. Spero che questo video vi sia piaciuto, avrò modo di utilizzare in futuro sia il compressorino che mi porto sempre ormai con la bici da corsa, sia questo dispositivo, così da provarli entrambi. Anche il compressorino, diciamo che sto aspettando l'occasione buona per, speriamo di, più tardi possibile, però per testarlo dopo una foratura, quindi prima o poi bucherò, e quando bucherò userò il compressore per rigonfiare la gomma e vedere se effettivamente anche in una situazione in un bosco o in mezzo a una strada potrà essermi d'aiuto, o se invece dovrò chiamare a casa e dire venite a prendermi. Noi ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su tutti i social, Strava, Instagram e via dicendo, e un saluto a tutti, ciao raga!